Eccoci, buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. No, oggi niente maglietta verde perché qualcuno ha chiesto come sono vestito oggi, ma purtroppo non è da maglietta verde il grafico. Mi dispiace, vi spoilerò già questa cosa che non mi sta gasando ultimamente il grafico di Bitcoin. Non sono più bullish come una volta, spero di poterlo tornare ad essere molto presto, ma per il momento bisogna prendere la realtà per quella che è. Adesso io ci sto mettendo del mio per far diventare il tutto bullish, perché ho già spiegato come e dove ho intenzione di aprire lo short di copertura, c'è anche scritto proprio lì, proprio sul grafico. Quindi Bitcoin, hai un'occasione di pompare, è esattamente questa, fallo, liquidami questo short di copertura, fallo per noi. Quindi questa è la T-short, come qualcuno diceva la scorsa volta, proprio perché è rossa, è una T-short, è rossa, non siamo bullish e quindi T-short. Detto questo, al di là delle stupidaggini, ben ritrovati a tutti, come al solito siamo qua per dare un'occhiata a quello che ci combinano le cripto, quello che ci combina Bitcoin, le altcoin e le notizie. Come vi accennavo poco fa, Bitcoin non gasa più di tanto, le altcoin neanche, a dire la verità, perché sì, c'è stata una bella ripresa in questi giorni, un colpo di coda, un colpo di reni anzi, che ha fatto un po' rialzare rispetto alla situazione tragica, perché qualche giorno fa era tragica. Adesso c'è stato il primo barlume di domanda, ma purtroppo non è una gran domanda. Molte altcoin non hanno nemmeno recuperato vagamente la loro struttura rialzista. Vi faccio un esempio tra le più blasonate, poi le andiamo a analizzare meglio. Però se guardiamo BNB, come vedete, è ancora ben lontana dall'essere rialzista, e come lei anche tante altre. Ripeto, andremo a vederle dopo in sede di analisi del grafico. Il nostro Bitcoin invece, che è la... invece, ecco, per farvi un esempio opposto, c'è Matic che ha recuperato immediatamente tutto il dump. Ci sono due categorie di altcoin, quelle che hanno recuperato la struttura rialzista e quelle che invece ce l'hanno seriamente compromessa. È importante fare questa distinzione, perché andare a scegliere adesso. Io immagino, mi metto nella mente delle persone, no? Immagino che dopo un ritracciamento del genere molti cerchino magari un entry, e questo può essere un errore molto grave, perché al di là del discorso strategico che facciamo sempre e che ormai vi uscirà dalle orecchie da quanto vi annoia, c'è anche un discorso di struttura, cioè c'è un rischio non trascurabile che questo sia un top locale destinato a essere top per un bel po' di tempo, e quindi fare degli acquisti localizzati all-in e cose affrettate proprio ora espone a questo rischio, ok? Quindi bisogna ragionarci sopra come sempre. Ci arriviamo dopo, perché io vi stavo accennando invece di Bitcoin, che ahimè sì, ha dato il primo spunto di domanda, sembra che abbiamo trovato perlomeno il nostro low, adesso è alla ricerca dell'high, però non sembra molto carico, non sembra volerlo andare a trovare molto lontano, ecco, e quindi dobbiamo vedere come reagisce alle prime resistenze. Oggi sta già in realtà zuccando contro la prima, ma sembra che l'offerta abbia ancora la meglio, ecco, quindi c'è da lavorare a Bitcoin, mi raccomando, spingi, perché altrimenti qua arranchiamo e sento puzza di altro dump in vista, il che non sarebbe per nulla bello. Detto questo, qualche notizia, poi passo la parola a voi che siete i soliti ospiti d'onore con le domandozze. Ormai domandozze è il nostro hashtag del giorno. Prima notizia, mondo DeFi. Allora, c'è questa DeFi Alliance che è un, non so neanche come chiamarlo, perché non è un fondo di investimento, è un insieme di investitori che si sono uniti decidendo di dedicare capitale, non so neanche come dirlo, al settore DeFi, ok? Quindi seguono un po' il mondo DeFi e investono capitale nei progetti nascenti. Dentro questi investitori ci sono nomi importanti, tra cui, per dirne uno, Coinbase. Per la prima volta hanno scelto un progetto su Solana, si sono sempre concentrati quasi esclusivamente su Ethereum e adesso hanno finanziato, non con tanto, perché quando ho guardato la cifra ho visto $100,000 e ho detto sì, beh,
cioè sono tanti soldi, però cioè, un fondo di investimento, $100,000, cos'è, una mancetta. Comunque, al di là di questo, il primo progetto su Solana che ha ricevuto un investimento di questo calibro, di nome, dal punto di vista di nome non di somma, è Mercurial Finance, quel progetto su Solana che stavamo seguendo da un po'. Non so come ha reagito in realtà, perché non ne ho più seguito il grafico, sapete, io non sono un grande amante delle coin neolistate. Dunque, andiamo a vedere MER, eccolo qua, più 10% oggi, ha fatto un po' un dump, sì, 0,90, ha fatto un dump rispetto al primo giorno post listing e poi adesso deve un po' trovare la sua quadra. Ovviamente vige la solita regola del fatto che andare a investire nei primi giorni di listing su una coin è una mera scommessa, fa parte del gambling. Ieri abbiamo addirittura fatto un video sul gambling, cosa che se mi avessero detto un po' di tempo fa non ci avrei mai creduto, ma proprio con lo scopo di andare a inquadrare anche quell'operatività lì in maniera sensata e ragionata. Detto questo, Mercurial Finance vale sicuramente la pena seguirlo e io non vedo l'ora di poterlo usare proprio come piattaforma. 2. Apple, che ha pubblicato così, out of the blue, proprio dal nulla, tac, una proposta di lavoro, una richiesta di lavoro, un annuncio, dove cercano, non so se è ancora attivo, perché ho visto che hanno pubblicato il link dal Web Archive, che è l'archivio appunto dei siti non più esistenti, quindi presumo sia stato cancellato, abbiano già trovato la persona, d'altronde un annuncio di lavoro alla Apple non dura a lungo. Sta di fatto che stanno cercando una persona per, come nel settore, pagamenti alternativi, e all'interno delle competenze richieste c'è dentro anche la conoscenza, esperienza con alternative payment providers, quindi dei provider di servizi di pagamento alternativo, digital wallet, fast payment, cryptocurrency, quindi c'è dentro anche un po' cryptocurrency. Vi ricordate che anche in Amazon, anche altrove, erano stati pubblicati annunci di questo tipo. Io credo che molte aziende si stiano quantomeno strutturando, adesso non facciamoci dei trip mentali del tipo nell'iPhone, nel prossimo iPhone ci sarà il wallet integrato, quelle sono pippe mentali, ma la realtà dei fatti è che io credo che molte aziende tech, tra le più grandi chiaramente, si stanno strutturando al fine di essere pronti, nel caso in cui risultasse necessario, a entrare nel mercato delle cripto, a sfruttare il mercato delle cripto. D'altronde è una cosa abbastanza logica, se ci pensate. Molto bene, bravi, bravi signori Apple, continuate così. Poi, NFT di GameStop, piattaforma uscita fuori dal nulla così, una piattaforma NFT lanciata da GameStop, non si sa ancora niente se non power to the players e altre frasi fatte di questo tipo. Sono all'inizio, direi, perché stanno ancora costruendo un team, designers, gamer, marketer, eccetera eccetera, e quindi se vi interessa partecipare potete far parte del team. Io sono curioso di vedere che cosa accadrà, non lo so, ci sarà una sorta di Funko Pop tokenizzati, di collezionabili, di oggetti in game, di videogiochi play to earn, non lo so, davvero non ne ho la più pallida idea. O altrimenti puoi acquistare la tua nuova PS5 portando indietro, oltre alla PS4, un rene, 15 giochi e 6 joystick, anche 10 NFT, 10 CryptoPunk magari, così ti fanno lo sconto sulla PS5, no. Scherzi a parte, fantastici GameStop, continuate così, vediamo, sono curioso di vedere come salterà fuori questa piattaforma su Ethereum, attenzione su Ethereum. Poi, ultima ma non ultima, direi, la DeFi, che continua a crescere anche dopo l'inciampo dell'ultimo periodo. In particolare volevo richiamare la vostra attenzione sulla DeFi su Polygon, che ragazzi è una roba pazzesca, allucinante. Da un lato questo spike è sicuramente anche dovuto a Matic stesso, che ha recuperato in 2-3 giorni il dump, e quindi ovviamente questo grafico del TVL è anche figlio un po' del prezzo degli asset stessi, no? Però c'è poco da dire, tutte le piattaforme di DeFi, soprattutto le principali, stanno crescendo in maniera esponenziale su Polygon, e se io dovessi fare una scommessa, io direi che secondo me nel giro di
un mese scavalca la BSC come TVL, è veramente on fire, lasciatemelo dire. Abbiamo Aave che ormai il network Polygon, quanto, dunque fatemi vedere quanti miliardi ci sono dentro, ero rimasto a uno e qualcosa, adesso c'è stato anche il dump, è vero, però dunque Polygon, ecco, no, è impossibile che sia 6 miliardi, adesso un attimo solo, no, veramente 6 miliardi su Polygon, incredibile, pensavo di essermi perso qualcosa, ma no dai, 1 miliardo e 31 su USDC e gli altri miliardi dove sono? Boh, vabbè, fatto sta che sicuramente spinge a dovere, oddio qua c'era scritto 3,21, numeri a caso, non lo so, non vi so rispondere, fatto sta che sta crescendo, Aave, QuickSwap, SushiSwap e Curve, queste quattro sono le piattaforme su Matic che vale la pena secondo me utilizzare, perché danno ancora degli API interessanti e soprattutto sono sicure, perché sono le solite, cioè Curve è sempre Curve, si è dimostrata sicura, Aave idem, SushiSwap idem, QuickSwap alla fine è un fork dei soliti noti e quindi anche lei è sicura. Fate attenzione, c'è anche Bifi Finance adesso interessante, sempre su Matic, che ha sbarcato su Matic, però fate attenzione a quelle nuove, perché adesso ne nasceranno immagino anche di nuove anche su Matic, e occhio ai Rugpull, non so come si pronuncia, ma fate attenzione perché come ci sono stati su BSC immagino che ci saranno anche qui, ok? Quindi attenzione a non fiondarsi nelle DeFi nuove, perché i rischi sono sempre quelli. Abbiamo le migliori che danno addirittura degli APY consistenti, meglio di così veramente non si può chiedere. Poi in questi giorni molti di voi mi hanno chiesto come si acquista DeFi Pulse o gli altri indici su Index Copy, io ve lo faccio rivedere, perché in realtà l'altro giorno, oggi non so se è ancora così, però c'erano le fee fattibili, ecco, tant'è che ho anticipato il mio acquisto. Allora vi faccio vedere Products DeFi Pulse Index, che per chi non lo sapesse è l'indice che va a pesare, cioè una sorta di ETF sul settore DeFi con dentro queste 15 coin, peccato che non c'è Matic, è l'unica cosa che mi dispiace, perché sono tutte quelle su Ethereum, esclusivamente su Ethereum, peccato, sarebbe stata un'ottima aggiunta. Comunque facciamo una prova, 001 Ether, TAC Network Fee 002, è un po' salita, mi sa, fatemi vedere su MetaMask a quanto equivale, sì, è salita, $70 di gas fee, mannaggia, niente, l'avevo provata ieri, mi pare, sì, era ieri, ed era $10-15, quindi bisogna avere un po' di fortuna, perché qua si appoggia Uniswap, quindi il mio consiglio è anche qua di seguire le gas fee, perché qualcuno mi ha detto che c'è anche adesso DP su KuCoin, però visto che non ha liquidità sull'order book, quindi c'è uno spread mastodontico che diventa veramente scomodo, quindi occhio, tenere d'occhio Uniswap e le fee di Ethereum. Bene, io ho terminato in realtà la mia panoramica di notizie, pillole, eccetera eccetera, aggiornamenti, e ora tocca a voi amici miei, cosa avete da dirmi di bello? Cominciamo dall'alto, allora poi scendo, andiamo a fare un po' di a prendere un po' di domande da tutte le parti. Ci stai sfondando le orecchiozze, come, alto il volume, dai, occhio al microfono Luke, microfono alto, ma è sempre al solito il volume, non dovrei averlo alzato, dici che vi sto stordendo? No dai, non ditemi questo, ma fatemi provare, vediamo. No, non cambia nulla da qua, potrei abbassarlo un pelino da qui, vediamo, boh, adesso vediamo, sarà divertente vedere il video poi registrato con l'audio che gracchia ai massimali, non lo so, gracchia, benissimo, fantastico, basta abbassare il volume del PC, c'è un po' di distorsione, benissimo, ottimo, chissà che qualità che avrà allora fatemi modificare un attimo da qua, suono, dispositivo d'ingresso, opla, va meglio? Sì, direi di sì, zero, vedete, questo è anche il bello della diretta, ok? Benissimo, ok, adesso posso gridare tranquillamente, così è basso, andava bene, meglio, perfetto. Oh, decidetevi amici miei, si sente, non si sente, adesso lo rialzo ancora un po', facciamo così, troviamo un giusto mezzo, tac, così com'è, perfetto, troppo basso, è ok?
Sì, troppo basso, non si sente più addirittura. Mamma mia, facciamo un'altra così, basta. Questo secondo me è quello giusto. Altrimenti poi mi gracchia qualsiasi cosa. Bene, basta. Ora prendere o lasciare, continuiamo con le domandozze. Allora, ti faccio i miei complimenti per la chiarezza degli argomenti. Ho deciso di creare un portafoglio 50% Bitcoin, 30% Ethereum e volevo prendere con il restante DOT e Sushi. Che cosa ne pensi? Troppo alto, troppo basso, basta ragazzi, troppo, è bullish, il volume è bullish, troppo alto. Allora, Bitcoin 50, 30 Ethereum, Polkadot e Sushi, non sono male come coin, non mi dispiacciono affatto. L'unica cosa è che è un portafoglio volatile, perché comunque tu hai dentro DOT e Sushi che sono abbastanza volatili, più di Ethereum e Bitcoin. Ethereum al 30%, anche lui è una componente di volatilità notevole, ci sarebbe da capire anche che percentuale è il portafoglio cripto complessivo per capire appunto quello che è il rischio poi del portafoglio. Ti dico, come coin per me è sì, e come distribuzione è valida perché c'è comunque il 50% Bitcoin, però c'è un livello di rischio comunque medio, ok? Poi, microfono alto, microfono a, mamma mia. Luca, il microfono gracchia, il microfono è bullish. Allora, prima o poi potresti fare un video dove ci spieghi i migliori canali per arrivare alle DeFi partendo da acquisto in euro su exchange. Ma dunque, non è, cioè, alla fine semplicemente è euro, acquisto Ethereum. Oppure, sì, Ethereum o un altro ERC20, però c'è sempre da avere Ethereum per pagare le gas fee. Lo prelevo su MetaMask, utilizzo qualsiasi piattaforma DeFi, ok? Quindi questo è il metodo più semplice. Ok, bene. Allora, ciao Luke, sempre in formissima. Avevo partecipato con successo alla IEO di Mercurial, però ho liquidato la metà della posizione al listing. Tu che ne pensi del progetto? Mi hai risposto mentre scrivevo, grazie. Allora, il progetto è ottimo, è assolutamente ottimo perché è un DeFi Hub su Solana, quindi è un po' una piattaforma tutto in uno sulla DeFi, con anche, mi pare, la generazione di stablecoin simile a MakerDAO e secondo me è veramente veramente interessante. Io lo sto seguendo con molto interesse e che dire, è un progetto che secondo me farà parlare di sé. Ripeto, dire adesso investire o non investire in base al prezzo non ha molto senso, ok? Perché che dire, è una cosa ancora in fase nascente, quasi a zero, e quindi è difficile valutare quale può essere il suo fair price. Bisogna capire cioè bisogna andare a ragionare su a che prezzo si stabilizza una volta che abbiamo un po' di storico, facciamo un po' di lateralità e così via. È un bel progetto, cheat, come qualcuno dice, esattamente. Per adesso non si può dire altro, cioè su Solana, comunque chi sviluppa su Solana di solito non sono degli scappati di casa perché è abbastanza proibitivo, quindi non ci sono tutti gli scam che ci sono altrove, quindi secondo me già quello è ottimo. Devo vendermi tutti i Bitcoin per sistemarmi le orecchie, il microfono è altissimo. Aiuto, poveri noi. Il microfono è alto, tra l'altro sapete come si chiama il parametro che alza o abbassa il volume del microfono? Gain, e non a caso ho messo il gain al massimo. Visto che c'è il dump su Bitcoin, ho alzato il gain del microfono per pareggiare le cose. Allora, ho messo le casse in giardino, ho aperto la finestra e ti sento. Ciao Luke, ieri ho chiuso la posizione di holding su Ethereum solo per non vedere il capitale crollare. Perché? Sono riuscito a chiudere in pari senza perdere nulla, ma in tutta risposta oggi ha pumpato di nuovo. Cosa consigli di fare? Perché l'hai fatto? No, cosa ti è venuto in mente? Cioè, così dal nulla hai venduto tutta la posizione in hold su Ethereum durante un dump. Perché mi hai fatto questo? Perché adesso devo piangere in diretta? No, ragazzi, mi spiace, ma cioè, non dovete fare così. Cioè, se è un hold, un investimento a lungo termine, va trattato come tale, ok? Non bisogna confonderlo con una posizione speculativa. Cioè, se dampa, fa parte del gioco. Se uno detiene un capitale. Cioè, uno ha investito in cripto, ok? Mi metto anch'io, io ho investito in cripto per il lungo termine.
E devo essere pronto a veder dampare il portafoglio, fa parte del gioco, le cripto sono volatili, però a me non dovrebbe interessare perché non è che voglio vendere a breve. Cioè, se volessi vendere a breve, allora sì che dico, caspita, devo proteggermi da un dump, perché voglio evitare di vedere tutto quel drawdown sul portafoglio. Ma se voglio vendere tra 5 anni, 10 anni, cioè voglio detenere il mio capitale lì, e allora non importa. Cioè, anzi, continuo il mio piano d'accumulo, ribilancio e così via. È questo il discorso, bisogna ragionare in questa maniera, ecco, secondo me. E per quanto riguarda le posizioni speculative, invece si proteggono con lo stop loss. Vai Luca, manda il curriculum a Apple, immagina se ti prendono, sarei gasato ai massimi. Cosa ne so io, via, Apple devi avere almeno 10 lauree, 4 PhD e cose del genere. Conosci la carta di credito Apple, che però è solo negli USA? No, non la conosco purtroppo. Non la conosco. Ciao Luca, Kalmar in IFO domani su PancakeSwap. Com'è? Non ci ho neanche guardato. Non ho idea, perché alla fine quelle sono dei piccoli gamble anche quelli. Io sinceramente le IEO, IFO non le seguo neanche, perché uno si può farsi un'idea del progetto. Ho seguito Mercurial perché ho provato a partecipare, che le IEO su FTX sono praticamente delle vittorie certe, no? E quelle su PancakeSwap non le ho mai seguite, a dire la verità, però ripeto, non ha tanto senso andare a studiare il progetto all'inizio, perché tanto non avrei intenzione di investirci, ecco. È un po' una fase di scommessa all'inizio, però penso che, cioè io ho visto che quelle passate di IFO hanno fatto dei bei numeri, è anche vero che eravamo in condizioni di mercato diverse. Allora, wallet integrato in Apple sarà il top, chissà, vediamo. Volumi giornalieri in calo, non mi pare un bel segno, e più che i volumi giornalieri anche la reazione coi 40.000 non è un bel segno, ahimè, ahimè. Bisogna aspettare che finisca la carrellata di notizie, sì, ormai è una coalizione di notizie negative. Ciao Luke, ma il grafico accanto, quello giallo e blu, come si chiama e cosa indica? Allora, indica il volume profile, è un profilo di volume che in sostanza va a far capire quanto volume si è mosso su ogni livello di prezzo. Ci avevo fatto anche un video, mi pare. Allora, basta spammare Papel, visto che chiedete tutti cosa ne penso di Papel, ve lo dico che cosa ne penso. È una shitcoin, da cui stare alla larga. Detto questo, continuate pure a bannare chi spamma Papel. Grazie. Poi, ciao Luke, le commissioni del launch, oltre alle ricompense in BNB, sono anch'esse in BNB? Le commissioni del launch? Cioè quelle che tu paghi? Sì, cioè tu paghi in BNB, nel launchpad, immagino, oltre alle ricompense in BNB. Non ho capito cosa intendi, se intendi il launchpad su Binance, presumo di sì. Ciao Luca, quale coin migliore per fare staking e su che piattaforma? Per avere una rendita mensile accettabile, che strategia consigli? Allora, guarda, non è che c'è da scegliere la coin in base allo staking che dà, c'è da scegliere la coin in base a se ci vuoi investire o no. Cioè, se io voglio detenere una certa coin, esempio Polkadot, esempio Algorand, esempio altre coin proof of stake, Cardano, CRO, eccetera eccetera, allora devo per prima cosa volerla detenere in portafoglio, perché lo staking mi può dare il 15-20% l'anno, ma poi vedete che la volatilità oscura totalmente. Diverso è se andiamo invece a voler mettere in staking, inteso come a rendita su DeFi o CeFi, le stable coin o Bitcoin o Ethereum, perché è possibile fare anche questo. E ci sono vari modi, adesso ve l'ho detto, quello che tira di più è Matic, soprattutto nel mondo Ethereum. Per quanto riguarda Bitcoin, ho visto che, vabbè, c'è Curve che tira abbastanza su Bitcoin, grazie a, come si chiama, Badger DAO, e inoltre, sempre su Bitcoin, tira abbastanza, ho visto Torchain ultimamente, che di fatto sta offrendo delle ottime opportunità su Bitcoin stesso, ecco. E tra l'altro Torchain, ho visto che è anche un'assicurazione contro la impermanent loss se si detiene la liquidità all'interno del pool per più di un tot, non ricordo quanto, però varrà sicuramente la pena di approfondirlo, secondo me. Bene, poi procediamo. Ma i pulsanti del Game Boy vanno invertiti, sì, è tutta colpa di GameStop. Dunque.
Ciao Luca, a proposito di videogiochi, ne esistono di play to earn con cripto? Grande. Ma sì, qualcuno esiste. Avevo visto che su The Sandbox c'era qualcosa, poi c'è Axie Infinity che tira abbastanza, però non si fanno grossissimi guadagni ovviamente. Cioè per fare guadagni importanti, al di là, cioè il play to earn alla fine, se tu non ci investi niente, non guadagni molto. Il play to earn esiste se tu fai anche un investimento, quindi c'è da entrare un po' nell'ottica del gioco stesso e c'è da capire il meccanismo. Vi faccio anche un altro esempio, Sorare, per dire. Io ho amici, conosco persone che hanno fatto un pacco di soldi con Sorare perché sono entrate al momento giusto, magari hanno acquistato dei calciatori, hanno schierato le loro formazioni, hanno vinto, cioè vincono quasi sempre qualcosa, e inoltre i loro giocatori valgono ancora di più. Quello è un play to win, cioè un play to earn, scusate, però che prevede anche una barriera d'ingresso, perché se uno pretende di arrivare e giocare guadagnando tanto, o arrivi proprio al giorno 1, ad esempio su Axie Infinity, se si arrivava il giorno 1 c'era questa possibilità, perché comunque poi c'è stato un aumento notevole di prezzo. Al contrario, sugli altri è più difficile, cioè veramente più difficile. Allora, vi sta laggando pure, lagga, non funziona nulla, provate a refreshare la pagina, perché Twitch ogni tanto li fa sti scherzi, eh? Vedo che la bandwidth ogni tanto è un po' altalenante, e oggi non ne va bene una, ragazzi, è incredibile il microfono e il lag, io non lo so. Allora, ciao Luca, ti seguo da quasi 2 mesi, oggi ho preso il mio primo caffè pagato in Cardano con tanto di cashback, che buono che era, fantastico, guarda, mi fa un sacco piacere. E, pagato in Cardano come? Con la Binance Card? Come hai fatto? Beh, soprattutto bravo che hai scambiato Cardano per un caffè, vale di più il caffè, no, sto scherzando ovviamente. Ciao Luca, hai visto che SafeMoon ha lanciato le sue carte? Ho sempre pensato fosse una shitcoin, ma ultimamente si sta pubblicizzando tanto, addirittura sembra avere delle buone idee. Ma guarda, secondo me hanno fatto talmente tanti soldi che hanno veramente, ne hanno da buttare, possono fare, inventarsi qualcosa. Poi di creare la loro carta non è che sia un chissà che cosa, eh? Cioè non è un vanto particolare. Alla fine fai la partnership con un provider della carta e crei una compagnia, un istituto di emissione moneta virtuale e fai il cambio, così come fanno in tanti. Però non lo so, dai, ci darò un occhio a SafeMoon e vi saprò dire, per ora non ho cambiato idea. Allora, Luca, cosa credi dell'euro? Ragazzi, la valuta fiat non è che mi faccia impazzire, io preferisco decisamente le cripto. Però tra l'euro e il dollaro, sarò sincero, non so cosa preferire, anche perché l'inflazione è prevista bella galoppante nel prossimo futuro. L'ha detto anche Ray Dalio, che ha investito in Bitcoin. Allora, ciao Luca, cosa ne pensi di Filecoin e di Cardano a lungo termine con Solana? Allora, Filecoin è un progetto interessante anche lui. In generale lo storage decentralizzato è interessante, però deve ancora trovare, secondo me, applicazione su larga scala. Solana, io sono... favorevole a Solana, nel senso sono molto molto convinto che è un buon progetto per come sta crescendo, cioè io l'ho utilizzato, l'ho provato, è vero, è meno decentralizzato di Ethereum, non ci piove, però mi sembra una buona soluzione ibrida tra decentralizzazione e prestazioni, mentre Cardano io lo credo ancora sopravvalutato. Cioè non voglio dire, non è una shitcoin, non mettetemi in bocca queste parole, però io credo che sia sopravvalutato vista la market cap che ha e visti i suoi risultati, ok? Io credo che poi in futuro sicuramente si allineerà alla concorrenza, però sta arrivando un po' tardi, a me sembra. Cioè adesso c'è anche Matic, cioè ci sono un sacco di altre piattaforme alternative migliori. Ragazzi, se Twitch vi lagga, provate a refreshare la pagina, perché oggi non so che intenzioni abbia, ma purtroppo è abbastanza a bassa performance, lo sto vedendo anch'io, cioè il semaforino qui che mi dice la qualità, e purtroppo è abbastanza pessima. Allora,
Ciao Luca, non credi che se Solana avesse un sistema di marketing migliore potrebbe tranquillamente avere la cap di Cardano? Guarda, io credo che se la meriti, cioè se la merita alla grande, cioè Solana sta crescendo alla velocità della luce. E è meglio secondo me che non abbia la market cap di Cardano, lasciamolo crescere in pace, che non abbia il marketing dietro che pressa troppo, lasciamogli portare risultati e poi vedrete che il resto arriverà. Poi c'è dietro Alameda, quindi state tranquilli che farà parlare di lui. Senz'altro. Allora, ti ricordi se nella tua esperienza hai mai considerato una shitcoin, una cripto? Che vuol dire? Ciao Luca, dopo aver visto i tuoi video e tanto studio ho deciso di investire in questo mondo meraviglioso. Ti dico il mio portafoglio sperando di fare bei guadagni nel lungo. 50% Doggo, 20% Safe Moon, 15% ADA, 10% Papel e 5% tra Bitcoin ed Ethereum. Io direi che è un portafoglio assolutamente equilibrato, bilanciato e basato sul valore intrinseco. Soprattutto quel 50% in Doggo è assolutamente ottimo, validissimo, quindi continua assolutamente così, che dire. Stavo valutando di impostare la mia strategia a lungo termine. Secondo te quanto può essere un buon momento per comprare, per iniziare a impostare le percentuali prefissate per il proprio portafoglio? Guarda, secondo me se uno fa una strategia di lungo termine basata su un ingresso frazionato non esiste momento migliore o peggiore. Ovvio che col senno di poi è meglio adesso di 2 mesi fa, perché adesso vale, cioè costa 2/3 di quanto costava un mese fa, 2 mesi fa, e quindi per andare a mediare a ribasso il prezzo è meglio iniziare a entrare adesso. Però non ha senso impazzire dietro al dire inizio ora, inizio tra un mese, perché vedete bene che ogni mese la situazione cambia, quindi se si media il prezzo ci si fa molti molti meno problemi, ok? Quindi non c'è da impazzire dietro al timing, ecco, ma di più sullo studiare una strategia da portare avanti nel tempo. Ciao Luca, cosa ne pensi di Engine? Puoi dare uno sguardo al grafico? Grazie mille. Allora, ne penso cose positive, perché è il mondo del gaming in sé mi piace. Engine è un po' il capostipite del mondo del gaming, come token proprio di, cioè valuta di currency all'interno di vari giochi, e quindi mi piace. Il grafico ultimamente è un po' figlio dell'andamento delle altcoin in generale, anche se oggi ha pompato abbastanza, e vi dirò di più, è uno di quelli che sta conservando la sua struttura. Vedete, abbiamo quest'area che stiamo recuperando, che era un po' la base del triangolo che ha fatto il top, ok? Vedete, abbiamo questo top, questa zona e quest'altra zona che sono difficili da definire, però se andiamo a guardare il settimanale vedete che tac, questa era un po' la base, e il fatto che adesso ce la stiamo riprendendo, vedete, flash dump, rimbalzo e recupero, fa capire che la struttura è conservata. È una di quelle altcoin, ripeto, che si stanno comportando bene. Tra l'altro nel flash dump è andato proprio a prendere uno dei supporti principali, quindi era veramente un entry valido, molto carino. Poi cosa ne pensi di Yearn Finance? Conviene entrare ora? Com'è il grafico? Allora, Yearn Finance è ottimo, è un, cioè come DeFi su Ethereum è tra le più utilizzate, perché semplifica la DeFi, no? Se uno non vuole impazzire più di tanto a scegliere i vari protocolli, dice bene, io investo in DeFi, utilizzo Yearn, ha le sue strategie impacchettate. Che cos'ho? Ethereum, USDC, USDT, eccetera, vado a darle nel vault specifico e lui va a iniziare a macinare interesse. Fa l'autocompounding, ci sgrava da tutti i problemi di utilizzare i liquidity pool, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente si tiene una piccola fee. Il modello è un po' questo. Qui ci avevo fatto anche un video, tra l'altro. Il grafico attuale, fermo restando che io ovviamente non do nessun tipo di consiglio finanziario, quindi non ditemi devo comprare ora, non devo comprare ora, quello dipende ovviamente da voi, dalla vostra strategia, se volete fare una cosa sul lungo termine o sul breve termine. Sono le solite cose che ripeto ormai a macchinetta, però finché me le chiedete io le ridico, perché sono le cose più importanti da capire. Il grafico, anche lui, ecco, questa è una delle altcoin che non ha retto benissimo, perché qua vedete abbiamo perso questo livello, ora vediamo se lo recuperiamo oppure no. Perché nel caso, vedete, qui avevamo questo super mega giga bottom,
che era stato rotto, e adesso questo potrebbe essere un retest, a patto che, ripeto, ritorniamo a navigare in acque migliori, quindi in zona 1.5-1.6, più vicini ai massimi, altrimenti c'è il rischio di aver perso il supporto e ritornare poi a cercare degli altri low, ok? Quindi speculativamente la situazione è un po' questa qui. Poi, allora, io ogni tanto refrescio lo status di Twitch per vedere che cosa mi sta combinando. Sembra funzioni chiare per il momento. Allora, andiamo avanti con le domande. Maglietta rossa e niente bull glasses. A parte gli scherzi, volevo chiederti se c'è un modo per mettere a rendita Pax Gold, ma non trovo nulla. Allora, dov'è che era Pax Gold a rendita? Forse su alcune piattaforme CeFi che non uso, e su crypto.com può essere che c'è Pax Gold a rendita. Fatemi dare un occhio. Allora, products, earn, dov'è? Crypto earn. Mi sembrava che qua ci fosse. No, Pax Gold, 3%, eccolo qui. Su crypto.com, con 3 mesi e supponendo che hai, non lo so, $4,000 di CRO, quindi 3.500 euro, che è la carta, cos'è, la ruby, no, la verde, scusate, c'è un 3% su Pax Gold, che schifo non fa. Altrimenti, forse su Nexo anche, non mi ricordo, ci devo andare a guardare, però i metodi ci sono, ecco. Poi, ho visto i tuoi video, ma sono comunque indeciso tra quale carta scegliere, tra quella di Binance e Crypto.com. Tu cosa consigli? Allora, sono entrambe ottime. Binance non dai cashback, però su, come si chiama, su Spotify, Netflix, eccetera, mentre Crypto.com sì. Io sono più, per abitudine, sono più abituato alla Crypto.com, di solito uso di più. Su Uodler 8% Pax Gold, infatti 8%, però Uodler non mi piace. Su Celsius forse anche. Allora, tra l'altro Celsius oggi ha rilasciato anche l'applicazione web, cioè ci si può accedere anche dal sito a Celsius, oltre che, vedete, c'è web app, oltre che da smartphone. Allora, fatemi vedere, perché anche mi segnalate che anche su Celsius Earn vediamo quanto dà, ve lo dico subitissimo. Allora, scorriamo giù. Dove sei? Tether Gold, no? Pax Gold 5,50 o 6,92 in sell, quindi è molto meglio di crypto.com, assolutamente. Poi, hai consigli per comprare cripto in US? E dunque c'è Binance US, FTX US, Coinbase, ci sono gli exchange regolamentati. Allora, a che prezzo venderai le tue land su The Sandbox? Guarda, per un anno o due non le vendo ancora di sicuro, ti dico la verità, perché io vedo una bella crescita nel settore del gaming e sono contentissimo del mio investimento nelle land, lo voglio tenere. Allora, nella tua esperienza c'è mai stata una cripto che tu consideravi shitcoin ma su cui poi hai cambiato idea? Sì, tantissime. Ho fatto tantissimi errori di valutazione e ne farò tantissimi altri. Fatemi pensare, dunque, non mi viene in mente niente su due piedi, però sono certissimo che di errori di valutazione, ragazzi, io ne ho fatti tanti, cioè non sono, sono tutto fuorché perfetto, tutti sbagliano e io sono il primo. Conosci il progetto OVR? No, però ne ho sentito parlare bene, mi pare che sia sulla realtà aumentata, NFT e simili, mi piaceva. Di primo così impatto mi era piaciuto, dovrei approfondirlo. Ciao Luca, che ne pensi di SXP? Puoi fare una veloce analisi? Oh yes, andiamo a dare un'occhiata. Allora, SXP BTC, che è un'altra di quelle coin che non ho più seguito tanto, perché all'inizio era la coin della carta di swipe e non mi diceva proprio nulla, però adesso so che vogliono entrare un po' nel mondo DeFi, non ho ben capito, però il grafico è brutto, mi dispiace, perché è comunque in macro e in downtrend, stava cercando di riprendersi un attimino qui e poi ha dumpato nuovamente, quindi ha perso anche quella parvenza di uptrend che c'era e niente, no, non c'è veramente neanche un barlume di speranza al momento di un uptrend. Allora, pensi che il progetto Terra sia abbastanza forte per resistere al bear market? Grazie. A proposito di Terra, io avevo visto che c'era
come si chiama, la Terra USD, mi pare che sia, la loro stablecoin, andiamo a vedere, che era, stava facendo un bello stress test, che durante il dump, sapete che è collateralizzata da Luna, c'è tutto un meccanismo particolare, no? Per cui tu hai una collateralizzazione 1-1 e quindi quello è molto più, come dire, rischioso, no, un termine sbagliato, però un livello di collateralizzazione minore rispetto ad esempio a Maker, che ha la sovracollateralizzazione, e quindi aveva perso un attimino il PEG. Dunque Terra USD, eccola qua, vediamo com'è, 0,99, l'ha recuperato, questo è bello, un bel segno, eh. Vedete che aveva perso il PEG, era arrivato a 0,92 addirittura. Questo è uno stress test, perché in queste situazioni di mercato dove il collaterale dampa, il sistema di Terra USD, di Terra stesso, che magari spiegheremo in un video molto complicato, che permette la collateralizzazione 1-1 senza appunto rischiare di rimanere senza collaterale. Cioè per andare a creare un Terra USD è sufficiente andare a vincolare un dollaro di Luna, ok? È una cosa del genere. C'è da capire bene come funziona, perché è molto delicato, però il fatto che tiene il PEG durante un crash del genere, cioè lo recupera, perché tiene, non l'ha tenuto più di tanto, l'ha recuperato in fretta, però è un gran bel segno a mio parere. Poi allora, dove siamo? Eccoci qua. Ciao, potresti spiegare cos'è l'impermanent loss e come proteggersi? Allora, l'impermanent loss è una perdita che tu realizzi nel momento in cui vai a dare liquidità a un pool che ha all'interno due coin volatili tra loro, quindi esempio Ethereum USDC oppure Ethereum VBTC addirittura, e l'impermanent loss è maggiore, tanto è maggiore la divergenza tra le due coin tra l'istante finale, quando tu togli la liquidità, oppure nel momento in cui osservi, e l'istante iniziale, che è quello in cui hai dato liquidità. Si chiama impermanent perché se ad esempio Ethereum USDC fa più 20%, tu hai una certa impermanent loss, se poi ritorna al valore iniziale non c'è più, ritorni esattamente alla, cioè l'azzeri la impermanent loss. E quindi questo è il discorso, è impermanent per questa ragione. Dunque, spieghi il doppio investimento su Binance, non ho capito nulla. Volete la mia opinione sincera sul doppio investimento su Binance? Non usatelo, io non lo uso, perché è una sorta di opzione che però è sempre a favore, è spesso a favore del banco. Cioè io ci avevo fatto un video, si chiamava Dual Savings al tempo, e ho spiegato dove si realizza profitto, ed è un intervallo strettissimo di prezzo a scadenza, quindi io, la mia opinione onestissima è che non conviene, per quanto io sia un mega fan di Binance, sapete bene, però quello non conviene. Poi dove siamo? Eccoci qua. Luke, non darmi del pazzo, ma ho visto che a Dubai con i Bitcoin compri gli appartamenti. Se ipoteticamente ci fosse qualcuno che li presta, teoricamente sarebbe possibile ripagarli durante i dump? Oddio, cosa vuol dire? Cioè che tu acquisti durante i dump? No, non ho capito. Acquisti l'appartamento durante il dump per pagarlo meno? No, non credo di aver capito bene. Ma i BNB di cashback vengono calcolati al momento dell'acquisto o al momento dell'accredito di BNB? Al momento in cui ti dà il cashback su Binance, che è poco dopo. Cosa passa? Meno di un giorno dall'acquisto. Poi l'accredito avviene ancora dopo, però se non erro il cashback viene contabilizzato quasi immediatamente. Dunque, come ci proteggiamo dall'inflazione? Sto prendendo Pax Gold invece dell'oro vero, che ne pensi? È esattamente la stessa cosa, tra l'altro l'oro sta andando abbastanza bene in questo periodo, proprio, cioè, sta un po' prezzando il rischio inflazione, ecco, quindi andiamo a dare un'occhiata anche al grafico dell'oro, se volete, XAU USD, eccolo. Sta riprendendo, è ripartito in uptrend proprio perché c'è questo sentore, no, di rialzo dei tassi di interesse, di recupero dell'inflazione, quindi l'oro prezza. È il motivo per cui io ne ho una piccola percentuale, cioè una percentuale in portafoglio investimenti. L'oro secondo me è un must have in piccola parte per un portafoglio bilanciato. Poi qualcuno fa addirittura l'analisi oro Bitcoin, che ultimamente va molto di moda. Comunque Pax Gold USD,
come vedete è abbastanza allineato al prezzo dell'oro. Ovviamente ha qualche inefficienza dovuta all'illiquidità, però fondamentalmente è allineato, proprio perché è legato all'oro fisico. Quindi è un ottimo modo, secondo me, per investire in oro. Io mi ci trovo molto bene. Poi, prima live per me, ti faccio una domanda. Conosci il progetto Sovereign? Oh yes, ci avevo fatto un video un sacco di tempo fa, prima che esistesse il token, pensate voi. E quindi sì, mi piace. Ma in realtà questa cosa della DeFi su Bitcoin, c'è Sovereign, poi ho sentito parlare di Mindlayer, ho sentito parlare di... ce n'erano degli altri di progetti... Sono curioso di vedere come si sviluppa, perché potrebbe essere interessante. In quale exchange si può comprare l'oro? E Pax Gold anche su Binance, su FTX, su vari exchange. L'oro fisico è già un po' più complicato. Bro, che cripto consigli di prendere per un profitto di breve termine? Bella bro, guarda, non ne ho la più pallida idea, non te lo so dire. Cioè, bisognerebbe fare un discorso un pelino più approfondito. Allora, ma perché fare il live qui sopra se non funziona quasi niente? Purtroppo di solito funziona, è oggi che è un po' antipatico. Poi io lo riposto anche su YouTube. Io preferisco Twitch per i live, perché è più interattivo, è più... non lo so, mi sembra più, mi piace di più, ecco. Allora... cosa ne pensi di Refinance? Mi piace, lo stavo seguendo, adesso non ho più visto il grafico come ha reagito dopo il dump, ma ce l'ho anche qui, se non erro. Riff, eccolo. Dunque, guarda, non male, non malaccio, perché è ritornato nel suo range, ha rimbalzato di nuovo sul range low. Vedete, ha conservato un po' la sua solita struttura, non ha fatto particolari cambiamenti post dump, quindi siamo sempre in lateralità. È una stable coin ormai, Reef, si può dire. Dai, non c'è male, però è resiliente. Poi anche Autofarm a Polygon, però Autofarm ultimamente non lo so, mi convince meno dopo quello che ha combinato su BSC, con le fee di Venus. Dunque, ci daresti il tuo foglio Excel? Quale? Quello del ribilanciamento? Ma va bene, quasi quasi, ve lo potrei condividere senza problemi. Sono nel mondo cripto da 4 mesi e non so scegliere se mettere qualcosa in Ethereum o Bitcoin. Guarda, c'è sempre la scelta di prenderli entrambi, e altrimenti decidi in base al fatto che Bitcoin è meno volatile di Ethereum. Ethereum è un po' come, non lo so, un penny stock, no? Una growth stock. Ethereum considera che poi lo puoi mettere a rendita in vari modi, Bitcoin meno, cioè... Che dire, è un discorso un po' complicato, cioè sono due coin molto valide entrambe dal punto di vista fondamentale. Non lo so, io per come la vedo io non sceglierei tra uno o l'altra, ma tenderei ad avere un portafoglio che le contiene entrambe. Poi se si vuole, o uno o l'altra, e si vuole esporsi a meno rischio, Bitcoin, più rischio Ethereum, di solito è quello il ragionamento che si fa, ecco. Poi, pensi che il progetto Tel abbiamo già letto? Nexo va dichiarato nel quadro RW, dunque, e lì purtroppo non sono io a dovertelo dire. Mi sa che ogni commercialista ha un po' le idee sue, però io vi direi di chiederlo a un professionista. Io non posso dirvi assolutamente niente a riguardo, altrimenti poi mi dicono che diffondo falsità su cose che non mi competono. Allora, dunque, Football Stars, che ne pensi? Non lo conosco, cos'è Football Stars? Un altro NFT sul calcio, tipo Sorare. Grande Luca, ma invece questo Stellar dove arriverà? Ma Stellar purtroppo non sta facendo più tanto parlare di sé ultimamente. Anche lui il dump l'ha sentito abbastanza, e soprattutto non ha neanche un trend. C'è un grafico che si sta muovendo, vedete, totalmente in preda al caso. Non lo so, non mi allontana proprio a me un grafico così, sinceramente. A che prezzo venderai le Lendi Sandbox? L'ho letta. Hai visto la novità di PayPal? Ora consentirà agli utenti di ritirarsi Bitcoin ai propri portafogli. Ah sì? È una novità di adesso, perché oggi non l'ho letta questa notizia. Interessante, ma prima o poi doveva succedere, perché l'avevano detto che volevano farlo diventare un wallet, ma alla fine gli conviene anche a loro.
Allora, vista la scarsità della domanda su Bitcoin, non converrebbe fare un TWAP in questi giorni per shortarlo? Sono indeciso perché temo la distruzione del portafoglio. Guarda, un TWAP è una, cioè ci sta per aprire lo short di copertura in un periodo di tempo, se non hai uno specifico target di prezzo al quale aprirlo, quindi assolutamente sì. Era un'altra alternativa per lo short di copertura all'entry specifico. Io, cioè, dipende ovviamente da cosa vuoi ottenere, sono due cose diverse, però è valida come opzione. Allora, ma Tron ha un futuro, no? Ma penso di sì, perché pur di non shillarlo, il buon vecchio Justin Sun si mangia le mani, e però come piattaforma c'è di meglio, cioè vedo come sta maturando in confronto alle altre, a Matic, a Solana, a Ethereum stessa, alla BSC addirittura, e mi sembra decisamente più indietro. Ciao Luca, ancora mi sto mangiando le mani quando nel lontano 2012, smanettando nel darknet e acquistando Bitcoin, volevo comprarne due o tre per tenerli come investimento. Ed in tutto ciò, in qualche wallet sperduto, ci sono rimasti 0,304. No, ma non lo trovi più? Hai perso le chiavi? No, questo è un disastro. Però se ci ripensiamo, cioè... Adesso mi avevate chiesto di fare un video sui miei errori del passato e lo farò, e sarà divertente, però se stiamo a pensare a tutte le opportunità mancate nel passato, secondo me non finiamo veramente più, cioè l'aver venduto una coin troppo presto, il non aver comprato una coin che poi è esplosa, cioè ragazzi, quante di queste cose ci sono capitate, e soprattutto a chi non è capitato, dai, mente, chi dice che non gli è capitato, mente. Ok, quindi impariamo dal passato e non combiniamo più gli stessi errori. No, scherzi a parte, adesso è il momento dei grafici, amici miei, il momento più atteso del giorno, della serata. Allora, partiamo con Bitcoin che, ve l'ho detto, non è particolarmente bullish, perché nonostante abbia creato un bottom locale, un low locale, non è un bottom, qua giù in zona 34.400-36.700 ha fatto il lower low, sì, però qua sotto guardate che pool di liquidità c'è, quindi c'è molta domanda. Al momento potremmo addirittura andarlo a definire un pool di liquidità in domanda gigantesco, purtroppo, vista la lunghezza della prima shadow, però è qua. Poi 36.700 è il low nel quale si sta muovendo, tac, ha creato una sorta di range, e l'high di riferimento è 40.600 qua sopra. C'è questo pull, che questa prima resistenza per costrutto di bottom, che in realtà l'avevamo preso, dov'è che l'avevamo preso? Sul giornaliero, da dove? Da qua, tra questo e questo storici high, l'abbiamo riportato qua, ed effettivamente uno dei due high corrisponde anche al range high attuale. Quindi questa è la prima resistenza, ok? Se noi rompiamo chiudendo qua, noi di fatto abbiamo fatto un primo costrutto di bottom. Questo non vuol dire che torniamo bullish, però attenzione, perché come vedete abbiamo un top locale qui e lo rompiamo, però questo si inserisce comunque in un downtrend molto marcato e quindi di fatto dà inizio allo storno, dà inizio alla fase di storno rialzista, che per adesso non è ancora neanche in atto, perché la fase in cui ci troviamo ora è laterale, non c'è nemmeno uno storno rialzista in atto, cioè è una stabilizzazione dopo il dump, la cosa più organica del mondo, cioè i dump si risolvono in due possibili modi una volta esaurito il dump, o in lateralità o in storno rialzista, ma in entrambi i modi non è ancora un ritorno al bullish, in particolare se si lateralizza, cioè se si lateralizza è ancora peggio forse, perché è la probabilità a favore di una distribuzione. Se storniamo a rialzo c'è da vedere fin dove arriva il rialzo, cioè si presenta tanta domanda da rendere il rialzo valido anche da propagarsi sui time frame più elevati, oppure rimane un rialzo indebolito che poi ricasca giù verso il basso? Questa è la domanda da porsi. In questo caso, dove sono le resistenze che lo definiscono? Sono le solite delle ultime volte, perché siamo sempre qua che ci muoviamo. La prima, ve l'ho detto, 40.700. La seconda è questo pool di ex domanda attuale offerta, questo qua in rosso, 2. E la terza, che qua sì che si ritorna bullish, è questa area qua, 50.300. Come mai si ritorna bullish soltanto qui e non qui?
Vi rispondo subito. Allora, qui avevamo il nostro range, che era il nostro top, l'area di top, no? L'abbiamo definita come range qua dentro. Se recuperiamo questo range, qualcuno mi ha detto, mi aveva scritto, mi fa: ma scusa Luca, ma se quello lì era il range, se noi lo andiamo a recuperare, non è uno di quei setup di falso breakdown del range? Interessante come osservazione, però visto che abbiamo comunque accumulato direzionalità, potrebbe accadere che andiamo a ritornare qua dentro per poi andare a pescare della domanda, intrappolarla e dumpare di nuovo. Quindi c'è questo rischio ed è questo che mi fa spingere più in alto il livello sopra il quale torno bullish. Me lo fa spingere fin qua perché questa è l'origine dell'ultimo impulso di ribasso, dell'ultima fase di dump. Andarla ad assorbire tutta significa che tutti coloro che hanno shortato, venduto, eccetera, sono in perdita da qua in poi. E quindi saranno tentati a rientrare, perché io mi immagino poi che si crea FOMO se ritorniamo in quelle aree lì. Quindi lì sì che torniamo bullish. Ma qua sotto, secondo me, non è ancora sufficiente, ok? Questa è un po' un'area di mezzo, una terra di mezzo tra il ritornare bullish e il bearish retest. È un'area in cui è facile intrappolare chi vuole comprare, cioè ritorniamo qui, magari la gente longa perché dice: ok, abbiamo ripreso quell'area, benissimo. Il problema è che se poi parte un altro dump, chi ha longato qui viene segato clamorosamente, ed è proprio questo il problema, cioè c'è questo grosso incentivo. Quindi l'operatività che sto perseguendo è questa. Prima cosa, osservare se adesso facciamo cioè se rompiamo qua e quindi andiamo a fare lo storno, oppure se si risolve tutto in lateralità e diventa un po' insulso. Se andiamo a fare lo storno, short di copertura, ci siamo tra 43.000 e 45.000. Questa è la prima area sulla quale appunto ricerco lo short di copertura. Per quale motivo qui? Ve l'ho detto, bearish retest, questa è un po' l'area di possibile bearish retest prima di un altro dump o di un'altra continuazione ribassista, e quindi è anche un buon prezzo dove andare a coprirsi. Ripeto, copertura, e non è uno short nudo. In realtà questo è un punto in cui ci potrebbe stare addirittura anche lo short nudo speculativo, perché abbiamo fatto un top molto forte, guardatelo anche sul settimanale che si capisce bene la forza di questo top, ok? È ancora più evidente. Abbiamo fatto un top breakdown, c'è questo pull, vedete qua sotto, anche sul settimanale viene confermato, e c'è la possibilità di bearish retest, quindi questo è un entry short banalmente, e sia sul settimanale che sul giornaliero, sia come copertura sia speculativo. Poi se si vuole proprio affrettare l'entry short per coprirsi, perché uno dice: boh, non ce la faccio più, devo coprirmi, sono iper mega esposto a Bitcoin, troppo più del dovuto, allora si può anche fare il TWAP. Per fare il TWAP può essere già un momento per iniziare, perché abbiamo trovato il low. Il TWAP si inizia alla prima reazione dopo aver trovato il low per fare la copertura. Quindi low trovato, reazione, pam, stiamo lottando contro la resistenza, iniziare il TWAP che può durare un tot di giorni per vedere se andiamo in su, allora mediamo a rialzo lo short. Se continuiamo in lateralità, andiamo a mediarlo in lateralità, e se dumpiamo, vabbè, purtroppo questo è il caso peggiore, perché il dump prematuro rovina un po' il TWAP. In quel caso lì forse conviene fermarlo, ok? A un certo punto dire: bene, se scende sotto a tot, fermare il TWAP perché è già partito il dump, quindi potrebbe non essere il massimo, perché ci va ad abbassare troppo il prezzo medio di carico dello short. Quindi questa è un po' la situazione su Bitcoin. In realtà abbiamo della domanda qua sotto che dobbiamo vedere adesso come reagirà al prossimo attacco. L'offerta invece sta tenendo botta, perché questo livello è stato difeso anche oggi, e quindi il fatto che non riusciamo neanche a rompere qui al momento fa più presagire la lateralità. Però ripeto, non per forza doveva romperlo oggi, potrebbe anche romperlo domani. Se al contrario poi andiamo ancora a ribasso dopo l'offerta che pizzica qui e fa chiudere con shadow, andiamo con follow up ribassista, purtroppo qua non è benissimo, perché fa vedere che comunque c'è offerta che bastona anche a questi prezzi, anche a questi livelli. Poi altcoin, che abbiamo detto c'è qualcosa da dire. Allora, su Ethereum
ci sono un po' le stesse cose dell'ultima volta, nel senso abbiamo sì il rimbalzo ma ancora in dubbio, abbiamo questo livello qua 0072 non ancora ripreso, che è il livello che arriva da qui sul settimanale se vi ricordate, e quindi non è ancora stato assorbito il dump, è una via di mezzo perché in realtà abbiamo ripreso questo cluster qui di prezzo che abbiamo disegnato pochi giorni fa. Se l'avessimo retestato e fossimo andati a ribasso così, sarebbe una struttura compromessa. Adesso non è ancora del tutto compromessa, ma non è neanche bullish, è più da lateralità, ok? Sembra più una cosa del genere. Dobbiamo vedere come si risolve. Prendere posizione adesso, secondo me, è prematuro, per come la vedo io, proprio per questa incertezza tra direzionalità ribassista e ritorno, cioè rimbalzo in alto non ancora completato. Altre altcoin invece, ve l'ho detto, ci sono due tipologie, quelle come BNB che purtroppo sono ancora invece palesemente in balia dell'offerta e quindi non fanno venire voglia di entrare, ma neanche un po', perché guardate che direzionalità ribassista hanno, cioè questo rimbalzino non ha ripreso nemmeno questo cluster, e poi qua sopra ci sono comunque altre aree di offerta da sfidare, quindi farà fatica secondo me a recuperare. Poi altri esempi, dunque Cardano invece è rimasta abbastanza bullish, guardate, ha ritestato questo pool di domanda che arriva da secoli e secoli fa e ha reagito bene, perché come vedete il dump è in buona parte già assorbito, adesso vediamo se lateralizza o cosa combina. Poi di altre, dunque ecco Alfa ad esempio è una molto brutta, ha reagito molto male, ne sto prendendo a caso, è a campione a caso, ma vedete addirittura ha perso tutto il range e sta consolidando qua sotto, quindi non solo ha invalidato il breakout ma addirittura ha perso tutto il range stesso. Poi per andare a vedere le principali, dunque Matic ve l'ho detto invece è estremamente bullish, ha addirittura assorbito tutto in un attimo. Solana, ecco Solana invece purtroppo non ha una bella struttura, perché ha fatto questo top estremamente puntiforme, sapete quanto mi piacciono poco i top puntiformi, ha perso il suo supporto qua sopra, è dumpata, ha rimbalzato qua sotto e adesso è rientrata in questo range, in questa lateralità, però ha sulla testa questa punta e questo la rende poco appetibile dal mio punto di vista, quindi lascio passare un po' di tempo per vedere, per ridistribuire un po' la situazione. Sushi, vediamo un po' com'è, non benissimo, punta anche su Sushi, quindi stesso discorso di Solana. Poi Yearn l'abbiamo vista prima, abbiamo già commentato, Uniswap, andiamo a vedere dov'è Uni. Uni, anche lei purtroppo ha perso questo range high, questo high, non l'ha ancora recuperato, quindi è un po' debolina per i miei gusti. C'è da migliorare, c'è ancora un po' di strada da fare, non lo so, non mi ispira. Molte altcoin mi ispirano poco in questo periodo, anche perché la Dominance comunque ha fatto un colpo di reni anche lei, guardate questo qua, tac, adesso sta andando a flettere un attimo, ma c'è da capire, andrà a fare un'altra ondata rialzista oppure assorbirà completamente questo colpo di reni, lo scopriremo probabilmente nei prossimi giorni. Engine sta pompando in una maniera atroce, non so cosa sia successo. Eagled anche lui mi piace, guardate, perché aveva perso questo triangolo ma oggi ha reagito molto bene, quindi in realtà è una di quelle che adesso sta recuperando la sua struttura, nonostante fino a pochi giorni fa sembrasse bruttina. Quindi questa vale la pena tenerla d'occhio, proprio per vedere se va a fare addirittura degli altri high, potrebbe essere addirittura, ripeto, un entry long. Questi sono i principali scenari sulle alt, che ripeto sono distinguibili tra altcoin che hanno perso la loro struttura e quindi che allontanano un po' in questa situazione, e altcoin che invece la stanno recuperando con vigore e quindi sono abbastanza bullish. Secondo te entro quando ci sarà un nuovo dump? Io purtroppo non lo posso sapere, perché se lo sapessi andrei ad aprire subito lo short di copertura, non so neanche se ci sarà un nuovo dump in realtà, però purtroppo per come sta reagendo il prezzo domanda offerta sembra che le intenzioni ci siano. Io vedo molti eccessivamente bullish ancora, la price action non è bullish come abbiamo visto,
Per ritornare bullish c'è ancora un po' di strada da fare, quindi se ci darà dimostrazione di voler ritornare bullish, lo tornerò, sarò il primo, sapete quanto mi gasa essere bullish, però per adesso, visto che sono iper esposto a Bitcoin, io mi spiace ma cerco il mio short di copertura, quello sì che farà tornare tutto bullish. Però ricordo la solita cosa, che se si è investitori di lungo periodo non c'è da impazzire dietro ai dentro fuori prezzo mica prezzo, c'è da strutturarsi, investimento a lungo periodo, accumulare prezzo di carico da abbassare, eventualmente short di copertura, ma non è obbligatorio, insomma ci sono tante strategie, ne abbiamo parlato in tantissimi video. Se invece si va a speculare il discorso cambia, perché ovviamente c'è da stare dietro un po' di più ai capricci di Bitcoin. Però per andare a cercare lo short, ve l'ho detto, lo cercherei, si potrebbe cercare qui anche speculativamente. Il long invece purtroppo non mi ispira più di tanto, fin tanto che non andiamo a riprendere questo livello, allora lì sì che si va a cercare il long, perché la struttura ritorna bullish. Bene, detto questo io vi saluterei, perché abbiamo detto di tutto e di più, abbiamo analizzato un sacco di altcoin. Grazie ancora di cuore a chi si abbona e mi segue, vi ricordo che con Amazon Prime potete abbonarvi su Twitch al mio canale gratuitamente, è una piccola donazione per me, gratuita per voi, non vi costa nulla, va rinnovata ogni mese soltanto, quindi io vi annoio ogni volta dicendovi questa cosa, ma la dico alla fine per non stufarvi troppo. E poi basta, direi che ci siamo detti tutto, noi ci rivediamo venerdì, questo venerdì, sempre alle 19.30 secondo me, perché insomma io avevo capito male gli orari della palestra, ancora per una settimana gli stessi orari, quindi arriverò un po' tardi come al solito, però vi aspetto sempre qua su Twitch. Ragazzi, vi faccio un carissimo saluto, buona serata e alla prossima!